Sempre più donne vittime di violenza e sempre di più è necessario sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema. In campo Soroptimist International d'Italia, che conta 155 club e 6.000 soci, ha stretto una collaborazione con il comune di Rimini e i commercianti del centro per celebrare il 25 novembre la giornata internazionale contro la violenza alle donne. Castelsismondo, le vetrine dei negozi saranno illuminate di arancione, dove la gente potrà trovare anche tutte le informazioni e ben visibile il numero per la richiesta di aiuto 1522. Un progetto promosso anche da Jessica Notaro, che ha ricordato la camminata di sabato 24 novembre, Rimini in cammino contro la violenza. Abbiamo richiamato quello che le Nazioni Unite hanno caldeggiano dal 99, questi 16 giorni in arancione, qui l'idea di fare appunto i banner da mettere in giro per la città, che il Comune ci ha permesso di metterne tre, il castello in arancione e tutte le altre cose, ogni socia ha fatto in base alla propria professionalità qualcosa. La donna, prima di essere donna, è un essere umano e nel momento in cui non viene rispettata, viene picchiata, viene peggio ancora violentata, chiaramente è la mancanza di rispetto di un diritto umano. Oltre alla casa rifugio aperta anni fa abbiamo due appartamenti per l'autonomia, abbiamo inaugurato da poco il centro antiviolenza in via Buffalini, oltre alle opportunità che vengono comunque mantenute qui alla Casa delle Donne. La camminata è un momento importantissimo perché è mettersi in marcia contro la violenza ed è un momento di condivisione con tutta la cittadinanza, dai più piccoli agli anziani, una città che si muove proprio contro la violenza alle donne.